Benvenuti in questa nuova esplorazione. Come avete letto nel titolo, oggi esploreremo una casa abbandonata decisamente fuori dall'ordinario. A tutti gli effetti, qualcosa che non mi sarei mai aspettato di trovare. Allora, noi adesso stiamo andando a visitare quella che dovrebbe essere una casa abbandonata che si trova a circa 800 metri da qua. Come vedete, alla nostra sinistra c'è una strada, o meglio c'era una strada, che però è completamente abbandonata. Questo è un buon indizio, perché sta a significare che il posto è veramente abbandonato. Con me c'è Ale e Luca che stanno arrivando. Come vedete, siamo in mezzo alla campagna, una campagna molto bella, in collina anche, e adesso dovremo camminare un paio di minuti, ma penso che arriveremo abbastanza in fretta. Ecco, vedete, questa una volta era una strada, non ci passa nessuno da non so quanto tempo. Un altro modo per trovare le case abbandonate è seguire i fili della corrente. Vedete, questi pali sicuramente ci condurranno dove dobbiamo arrivare. Ovvero, la casa dovrebbe essere dietro quegli alberi. Qui con me c'è Luca e Ale. Questa è in realtà la seconda esplorazione che facciamo oggi, però per voi inizia adesso. Seguiamo la strada e vediamo dove arriva. Come dicevo prima, vedi questo cavo qui si collega alla casa che dobbiamo raggiungere. Dove vai, Ale? Ah, va a pisciare. Ecco, la casa è laggiù, però non so, è strano. Dobbiamo capire se è veramente abbandonata, perché non lo so se lo vedete dal video, ma sul tetto ci sono tipo dei pannelli solari, il che è veramente strano. Sarebbe la prima volta che esploro una casa abbandonata con i pannelli solari, a meno che non ci sia un'altra strada che porta all'abitazione, quindi questa strada è abbandonata soltanto perché non viene più utilizzata. Beh, adesso comunque ci avviciniamo, e questo il bello ma anche il brutto dell'urbex è che non puoi mai sapere fino alla fine quello che ti aspetta. Dalle immagini ottenute con il drone abbiamo la conferma. La casa è totalmente abbandonata da anni. Sul tetto c'è un enorme pannello solare ancora in buonissime condizioni. Questo dettaglio è assurdo, considerando che l'abitazione è con molta evidenza disabitata da almeno un decennio. Ma è veramente uno dei posti più strani che abbia mai visto. Eppure dall'altro sembrava una casa. Ma la cosa strana è proprio il fatto che ci sia quel pannello solare. C'è una catena, ma vecchissima. E poi teoricamente puoi anche arrivare dall'altra parte, quindi sono tranquillamente superato. Ma riusciamo a avvicinarci? Mi dà l'impressione che qui non entri nessuno da un sacco di tempo. Credo che si entri passando da quella parte. Però prima volevo vedere qua che dal satellite avevo visto una macchina abbandonata. Però se c'è, probabilmente magari è sotto questi rovi. E quindi non... cioè, non la vedremo mai. Se c'è, dovrebbe essere in mezzo ai rovi. Perché ti giuro che l'ho vista, era tipo lì. Non mi si passa di qua. C'è un sentiero. Ma guardiamo prima di là. C'è un sentiero, ma non sono sicuro che sia un sentiero umano. Potrebbe essere un sentiero di cinghiali. Dobbiamo passare per forza di là. Secondo me l'ingresso principale è qui sulla destra. Tu arrivavi qua con la macchina e andavi dritto. Solo che ovviamente è cresciuta talmente tanta erba che non si vede più la strada. Qui comunque non ci viene nessuno da un sacco di anni. Vedo un cancello, vedi? C'è un cancello, speriamo che si riesca a superare. C'è un cancello vecchissimo. Ecco, qui c'è il cancello aperto. Aia. Da questo punto in poi ci rendiamo conto che la casa non è come tutte le altre. Iniziamo ad esplorarla.
Più avanti forse comprenderemo anche i motivi dell'abbandono. Che casa strana. Stranissimo. Stranissimo. Questo no, non è un garage, è tipo una rimessa per gli attrezzi. Sì, qualcuno ha aggiunto dei puntali perché c'è una crepa gigantesca. Anche qua, guarda che crepa. Ed è pure storto, mi sembra. Quella parte lì è più vecchia. E poi vedi che ci sono sopra le finestre delle tende. Mentre questa parte, secondo me, l'hanno aggiunta dopo e non l'hanno mai terminata. Vedi, questa parte non l'hanno mai terminata. L'avevano iniziata a costruire una decina d'anni fa. Però poi l'hanno lasciata a metà. Vedi, avevano preparato le finestre. Cos'è quella roba? Oh! C'è un pipistrello. C'è un pipistrello. Ma qui ci tenevano un cane? O un gatto? Questa è una lettiera. Ma perché c'è un vaso con dei fiori morti? Vedete, questa parte non l'hanno mai terminata ed è rimasta coi mattoni a vista. Adesso andiamo a vedere il piano di sopra e la parte più vecchia. Comunque ogni posto è diverso dall'altro, non c'è mai un posto uguale. Come diceva, vabbè, vai a vedere un posto abbandonato. No, ma tutti i posti sono diversi, unici. Questo non riesco proprio a capire la storia. Vediamo se c'è la luce. Esatto. È un interruttore. Sì, c'è. Qua. Questo. No. No, quindi non c'è la corrente oppure questo non funziona. Ok, andiamo sempre a verificare. Adesso ci avventuriamo lì sulla scala, andiamo a vedere il piano di sopra. Tra l'altro mi sembra veramente assurdo che abbiano messo quell'impianto fotovoltaico che costa un sacco di soldi, tra l'altro. Stanno crescendo i rovi nel cortile. Forse lì si può andare, però ci andiamo dopo perché è un macello. Dell'amianto, c'è dell'amianto qua, raga. Il piccolo cancelletto. Questo mi sa molto degli anni 60. Sì, quella parte è un ampliamento. Questa parte della casa è più vecchia. Potrebbe essere degli anni 60 o anche prima. Tra l'altro prima le dicevi delle more. Sì. Ci sono qua. Ah, allora, prima di andare di qua, io andrei a vedere questa parte. Allora mi sbagliavo, questa non è vecchia questa parte, cioè non è nuova questa parte. È vecchia, però non è collegata. Cioè c'è soltanto questa stanza. Stranissimo. L'impianto elettrico è proprio stato aggiunto così, alla carlona. Vedete il punto luce che penzola. Poi da quella parte possiamo vedere un balcone. Adesso aprendo quest'altra porta. C'è una puzza incredibile, raga. Madonna che puzza! Ma guarda, c'è dell'acqua. È scaduta nel luglio del 2006. Ah, vedete? Guarda, c'è un modem. Sopra di noi c'è l'impianto elettrico, cioè c'è l'impianto fotovoltaico. È vero. Quindi questo è l'impianto elettrico dell'impianto fotovoltaico. Sì. Con una chiavetta. C'è la chiavetta. Quindi questo qua praticamente cos'è? No! No, c'è la corrente elettrica! E allora si vede che non arrivava sotto la presa. No! Ma sai perché? È l'impianto fotovoltaico che funziona ancora. Non ci credo. E quindi produce corrente. Ma guardate, è tutto su qui. Raga, qua c'è scritto input. Raga, c'è la corrente. Vedi, ma perché qua sopra, vedi, è tutto su. Non sono venuto a staccare. No, non l'hanno mai staccato, quindi ha continuato a produrre energia, quindi, a meno raga, che... C'è il wifi. Non penso. Prova a vedere. Pagare l'abbonamento.
Infatti, sì, però potrebbe funzionare il modem, cioè ti puoi solo collegare via wifi. No, non è caldo, non funziona. Comunque è la cosa più assurda che io abbia mai visto. Questo qui praticamente è il menu per avviarlo. Vediamo, vai, mettiamo Italia. Italy Plant. Facendo così, non schiaccio, sai perché? Perché qua ti colleghi alla rete elettrica. Infatti. Lasciamo stare. Comunque vedete che può funzionare. Anzi, funziona. Quadro alternato. Eh sì, perché trasforma la corrente continua, perché la corrente dell'impianto è la corrente continua. Sì, sì, viene trasformata in corrente alternata, penso, da questo strumento. E qui è tutto su, io non lo tocco, però teoricamente dovrebbero abbassarlo. C'è l'interfaccia web. No, ma guardate che roba. Cioè, si può entrare nel menu. Smart Technology. Che cos'è sta roba? Boh, io non tocco un cavolo. Aspetta. Perché ammetti che tocco qualcosa di strano. Volevo solo vedere che interfaccia avesse. Sì, ma secondo me non funziona. 0 watt. Questa è la cosa più strana che io abbia mai visto. Cioè, un impianto fotovoltaico che funziona in un posto del genere. Comunque adesso andiamo ancora a vedere questa parte della casa. Tutto vuoto, quindi qua probabilmente volevano ristrutturarlo. C'è un vasetto di una cosa marrone indefinita, che è meglio non sapere cosa sia. Il che non capisco perché abbiano installato quel pannello fotovoltaico senza prima finire la casa. E la cosa ancora più strana è che ci sono tante bottiglie d'acqua. Forse ci lavoravano tipo gli operai. Vediamo se c'è l'acqua. Qui ci sono i guanti sciolti. Vediamo se c'è l'acqua. No, almeno quello. Cioè, la cosa assurda è che c'è la corrente elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico. Non c'è l'acqua. E non c'è l'acqua. Comunque sì, qua ci stanno facendo dei lavori, raga. Sì, ma è un macello questa casa. Cioè, è entrata addirittura la vegetazione. Il bagno è un casino. Cioè, e c'è una puzza. Minchia, raga. Scusate. No, vieni via. Che c'è? Minchia. C'è una crepa enorme, guardate. Ha crepato addirittura il piastrello. Sì, sta per crollare tutto qua. Assurdo. Qui, guarda, ha crepato il piastrello. Ma vedi, si sta staccando il pavimento, sì, troppo, qua. Andiamo ancora a vedere lì sotto. Tra l'altro, guarda là sopra. C'è pure un misuratore della pressione atmosferica e del vento. Voglio ancora andare a vedere lì. Strato. Ma secondo me è tutto vuoto. Ricapitolando, l'abitazione è stata abbandonata in quanto pericolante. Ci sono stati lavori di ripristino più o meno nel 2008, ma sono stati lasciati a metà dopo che avevano installato i pannelli solari. Da allora nessuno è più tornato. L'impianto è stato lasciato acceso, ma non più connesso alla rete. Cosa sarà mai successo? Questa è una domanda a cui non so dare risposta. Guarda, c'è un pallone. È la cosa più fuori luogo che ci sia. Però è bellissimo il contesto dove l'hanno fatta sta casa. Guarda che roba, guarda che posto. Avevano i pannelli solari. Isolatissimi. Avevano una casa, il problema forse di questa casa erano le crepe. Sì. E quindi l'hanno lasciata per questo. Magari è andata un po' messa male, iniziati i lavori, ma... Sì, ma sai quanto hanno speso per quei pannelli solari? Tieni conto che quelli li hanno installati almeno nel 2010-2011, secondo me. Forse anche prima. Ed è incredibile che funzionino ancora dopo tutti questi anni. Secondo voi cosa è successo? Perché hanno abbandonato questa casa? L'hanno lasciata perché è pericolante? O c'è qualcos'altro dietro? Scrivetelo nei commenti. Adesso siamo usciti, abbiamo finito l'esplorazione. Comunque è una delle cose più strane che abbia mai visto in tanti anni. Ed è assurdo. Tu cosa ne pensi? È stato veramente assurdo trovare questa cosa. Non riesco a capire
Il senso. Sì, il senso. È stata veramente assurda questa cosa. Non riesci a capire. Non riesco a capire il senso. A sapiri. Non sa più parlare, Ale. Ha perso il dono della parola. Niente, ci vediamo alla prossima.